Gilda Insegnanti, siamo con il professor Nino Tindiglia che ha avuto un incontro presso l'ufficio scolastico regionale, anzi presso la cittadella della regione, dove ha incontrato l'assessore all'istruzione Roccisano e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, dottor Boschet, per parlare di dimensionamento scolastico e soprattutto di percorsi di formazione professionale per gli anni 2015-2017. Professore Tindiglia, qual è stato l'esito dell'incontro con, diciamo, la parte della regione che amministra la scuola? Allora, erano presenti anche gli altri sindacati abbiamo discusso, cioè, ci è stato comunicato che finalmente è stato approvato il protocollo d'intesa tra la regione e l'ufficio scolastico regionale per quanto riguarda i percorsi triennali di istruzione e formazione, quelle che sono ormai demandate alle regioni, e questa era una pecca della vecchia normativa che ancora non era stata sanata, e quindi ben venga questo tipo di accordi. Finalmente potrà partire anche la formazione professionale nella regione Calabria. Poi abbiamo parlato del dimensionamento, ci sono 49 scuole su 359 mi pare sottodimensionate, cioè dire non hanno diritto al dirigente scolastico o come istituzione, ma vengono dati generalmente a scavalco, cioè a dire un dirigente scolastico di una scuola normodotata, così si chiamano, andrà a ricoprire anche l'incarico di dirigente scolastico in queste scuole sottodimensionate. Questo tecnicamente alla scuola non dovrebbe comportare niente, perché diciamo la scuola vive lo stesso, non è che la scuola non dovrà funzionare, funzionerà lo stesso e nello stesso comune dove è allocata senza problemi, mancherà solo la figura del dirigente presente tutti i giorni in quella scuola e purtroppo anche quella del DSGA, cioè dire il dirigente dei servizi generali amministrativi, cioè il famoso segretario, insomma, no? Una domanda: oggi la buona scuola mette in competizione, almeno per quanto riguarda il dependendo di fondi da privati, mette in competizione una scuola con l'altra. Non c'è quasi un'incompatibilità tra un dirigente che amministra due scuole magari dello stesso ordine, che quindi possono ambire ad avere simili diciamo finanziatori, sovvenzionatori? Innanzitutto non parliamo di buona scuola, perché la norma, la legge che è stata fatta, la 107, è una delle peggiori leggi in assoluto, secondo me, che lo Stato possa avere, il Parlamento possa avere emanato. Quindi, ma comunque quello del dimensionamento non dipende dalla legge 107, questa qui sulla buona scuola, quindi sono due cose distinte e separate. La buona scuola che hanno rovinato questa legge 107 riguarda i poteri che gli hanno dato ai dirigenti scolastici per il futuro e tanti altri aspetti, quale quella della distruzione totale della figura dell'insegnante, perché ci sono delle norme e dei percorsi che saranno solo negativi in futuro, ma non è stato oggetto dell'incontro di ieri. Ieri abbiamo parlato appunto di questo dimensionamento. Ci sono delle province che non sono state assolutamente, non sono adeguate a quelle che sono le normative e i criteri stabiliti dalla regione negli anni precedenti. Infatti sia a Cosenza, soprattutto a Reggio Calabria, ci sono molte scuole, a Catanzaro molto di meno e Vibo e Crotone ancora di meno, ma a Cosenza il nocciolo duro è a Cosenza per quanto riguarda le scuole sottodimensionate. Purtroppo le scuole sottodimensionate sono legate alla una delibera che deve essere fatta dal Consiglio Comunale per le scuole che sono di infanzia e primaria, mentre e anche per le scuole di primo grado, e alle delibere del consiglio delle province per quanto riguarda le scuole superiori. Quindi, per poter acquisire gli atti, mentre la regione stabilisce dei criteri, se questi, diciamo, consigli comunali e consigli provinciali non si adeguano a questo, succede che quando si va in via giudiziaria, infatti molti hanno ricorso, si verifica appunto che il TAR boccia queste accorpamenti e quindi si torna da capo, e questo è un danno che viene creato. Chiarissimo. Ringraziamo il professor Tindiglia e buon ascolto per Digital News.